L'ultimo ringraziamento è all'Associazione Serra Morena di Ivrea che ci ha prestato la barca Solo Sole, su cui oggi un sacco di gente ha potuto fare dei giri puliti e silenziosi su questo lago. Ci sono altre associazioni sparse per l'Italia che cercano di promuovere questo tipo di nautica sostenibile, di turismo lento, e è bello vedere che la gente quando sale su una di queste barche poi le apprezza e apprezza anche il silenzio che si può sentire. Vorrei solo farvi presente che noi siamo dislocati sul lago San Michele di Ivrea, siamo praticamente parte integrante del laboratorio di educazione ambientale. Anche quest'anno, come tutti gli anni, portiamo da 1500-2000 ragazzi in barca. Prima facciamo i laboratori teorici, fra cui le energie alternative, e poi li portiamo in barca, con la barca solare, per vedere applicata praticamente l'energia alternativa alla navigazione. Anche quest'anno l'abbiamo fatto. Qui oggi sono state decine le persone che sono venute, pur con un pannello piccolo, minimo, tutto recuperato così alla bisogna, perché noi siamo molto poveri, devo dire. E beh, ha girato questa cosa dalle 10 del mattino alle 5 del pomeriggio, egregiamente, con un sacco di persone che si sono veramente divertite. Ai ragazzi dico: fatevela la barca, spiegate al sindaco che bisogna fare un'altra barca, e voi come liceali o cosa sia, fatevi una barca anche voi. Poi venite a Ivrea e noi verremo di nuovo da Vigliana e aumentiamo la comunità, diciamo, delle barche solari. E in questo modo finiamo la puntata numero 21 di Electric Motor News con queste immagini delle gare di barche solari del Lago Grande di Avigliana. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete, a questo orario, con Electric Motor News, il primo e unico programma italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.